Ci troviamo davanti al comune di Buggiano insieme al sindaco Daniele Bettarini perché stiamo per entrare all'interno degli uffici comunali che però hanno da poco, da qualche giorno, installato un termoscanner anziché i classici misuratori di temperatura. C'è proprio una cabina, vedremo di che cosa si tratta. In pratica, per entrare prima bisogna passare da questo termoscanner. Allora andiamo, entriamo negli uffici comunali, però passando prima dal termoscanner. Andiamo. Vai. Prego, passate oltre. Si chiama Phoenix come prodotto, è di una ditta, insomma, di Pescia, che si chiama Fenice GS, che è, diciamo, gestita da un mio amico, tal Daniele Del Pink, di origini borghigiane, buggianesi, però ha voluto testare gratuitamente questo prototipo qui nel comune di Buggiano, e quindi lo ringrazio per questo. È uno strumento utile perché, come penso vedete dalle immagini, è immediato e prova la febbre. Serve anche al mattino, tutti i dipendenti prima di entrare al lavoro transitano dallo scanner e poi timbrano l'ingresso in comune. L'abbiamo visto anche suonare nel caso in cui si passi oltre senza fermarsi, no? Sì, suona nel caso uno entra senza provarsi la temperatura, oppure se ha una temperatura sopra i 37,5 come previsto, quindi è tarato sui 37,5. Se hai la febbre a 37,6 ti dice di non passare, e se passi comunque suona l'allarme, quindi o rifacciamo riprovare la temperatura oppure, diciamo, torna un'altra volta.